di oggi, e quindi praticamente noi abbiamo smosso tutti, cioè in effetti questa situazione di Careggi la conoscono tutti. Ora la cosa importante è organizzarci appunto per questo corteo. I lavoratori di Careggi sono un'altra volta in piazza, in sciopero, per rivendicare i propri diritti in relazione soprattutto alla questione del tentativo dell'azienda di modificare l'orario di lavoro. Non è possibile lavorare 12-13 giorni consecutivamente con solo il riposo dopo la notte. Perché questo va, a parte noi ma anche a discapito degli utenti, e è il rischio nostro di fargli a loro del male. Si sono finalmente risvegliati dal sonno, diciamo, da questo lungo periodo nel quale le aziende potevano fare e disfare quello che gli pareva. I lavoratori sono in piazza per difendere sia i loro diritti, ma insieme a difendere anche la possibilità di poter lavorare in maniera corretta e quindi anche dare un servizio qualitativamente adeguato alle necessità di tutela dei pazienti e degli utenti. Allora, la lotta dei lavoratori di Careggi si inserisce in una situazione di tagli ai servizi sanitari pubblici e anche agli appalti, diciamo, dei servizi sanitari, che derivano un po' da provvedimenti governativi e che sono stati, diciamo, fatti propri anche dalla Regione Toscana con la delibera di fine dicembre sul contenimento della spesa sanitaria. A pagare le spese di questo contenimento sono sia i lavoratori pubblici, perché praticamente non ci sono assunzioni, e si cerca un pochino di tamponare la situazione togliendo dei diritti a questi lavoratori. È il motivo della protesta di oggi dei lavoratori di Careggi, dove c'è un notevole appesantimento dell'orario e viene tolto anche il diritto alle ferie, diciamo, per tappare un po' i buchi del servizio dovuti alle carenze di personale. E contemporaneamente si taglia anche sui servizi in appalto alle ASL, sono stati tagliati, c'è un taglio del 7% per contenere la spesa appunto su tutti i servizi in appalto, e già ci sono in atto dei tagli ai servizi di pulizia e sanificazione negli ospedali, al trasporto dei pazienti, con un peggioramento della qualità del servizio oltre delle condizioni dei lavoratori. L'avvertenza è partita più o meno nel mese di giugno 2012, allora quando l'azienda ha fatto la prima proposta di riorganizzazione della turnazione H24, addirittura rivedendo il turno e rimodulandolo sulle 8 ore, e passando da un turno in quinta al turno in nona. Da lì in poi è stato un crescendo, sia in termini di controinformazione abbiamo svolto, sia in termini di mobilitazione, perché abbiamo fatto diversi presidi lungo l'arco di questi 6-7 mesi, fino ad arrivare alla situazione attuale, dove l'azienda ha ricalibrato un'altra volta la sua proposta, proponendo una turnazione che obbliga il lavoratore a rientrare sui turni liberi, a prescindere dal debito orario. Ora naturalmente si capisce bene che questo produce, diciamo così, una turnazione per cui si arriva a lavorare anche 12-13 giorni di fila, con naturalmente un impatto negativo sia per quello che riguarda la vita lavorativa, la professionalità e anche la qualità dell'assistenza sanitaria erogata. Quindi la possibilità di dare all'utenza anche un servizio corretto, in un periodo difficile per il servizio pubblico, in un periodo in cui si accentuano e si moltiplicano i tagli, e con delle conseguenze che sono devastanti proprio per la tutela del diritto alla salute di tutti. Quindi i lavoratori si muovono sia su delle rivendicazioni che sono interne, legate alla propria condizione di lavoratori, ma nello stesso tempo si relazionano e cercano anche un rapporto con la cittadinanza, con l'utenza, perché il servizio sanitario è di tutti ed è necessario in un periodo difficile come questo di mettersi in gioco, mettersi in campo tutti, perché il servizio sanitario continua ad esistere per tutti i cittadini.